molto compiaciuta di questo battesimo iniziale, al quale avevamo lavorato in supplesse già dal primo giorno dei after dell'esito elettorale. Ringrazio il Teatro Pubblico Pugliese perché attraverso strette di mano, solo strette di mano, ha garantito, ecco, la prenotazione di questo cartellone insomma, ricchissimo di presenze con nomi veramente altolocati nel repertorio teatrale italiano e anche non italiano. E devo dire che devo ringraziare anche la gestione commissariale e anche l'ufficio cultura che ha collaborato a questo intreccio di dialoghi con Bari e con anche le compagnie locali. Riguardo la scena foggiana, sono veramente onorata di aver personalmente spinto in questa direzione. Anche perché oramai sono innumerevoli i nostri talenti locali che approdano alle scene nazionali e ci siamo detti, ma perché no? Assolutamente sì, anche perché questa amministrazione ritiene che il Teatro Giordano vada aperto, vada reso fruibile il più possibile alle cittadine e ai cittadini e a quanti vogliono creare occasioni di culturali, occasioni di incontro, occasioni di vera diffusione di messaggi forti e importanti. Questo cartellone potrà essere implementato nel corso della stagione. Devo dire che con Alice viaggiamo a delle velocità accelerate. Già non è finito il cartellone del natalizio e già stiamo pensando ad eventi da fare a febbraio. O più in là nel tempo, per cui senz'altro i temi come la legalità sono sempre in cima alla nostra agenda, oppure i nostri brand locali su Giordano e Federico II sono sempre assolutamente indimenticabili e immancabili nei nostri riferimenti culturali. Come avete visto, anche nella giornata del 24 abbiamo abbinato a musica, a spettacolo, anche dimensione culturale col museo aperto e con le visite guidate al centro storico che è parlante delle nostre personalità della storia più illustri, non solo per Foggia. Che dire poi, un cenno sui prezzi, sono assolutamente di invito all'adesione. Sono assolutamente popolari, sono volutamente adeguati a tutti i gusti, a tutte le presenze possibili. E ricordiamo anche che ci sono, ecco, dei momenti riservati anche alle scuole secondarie di secondo grado, di primo e secondo grado, che potranno trovare nel mitico loggione, perché le prime presenze a teatro dei giovanissimi è proprio vissuta nel Loggione, quindi il Loggione è anche un luogo culturale, il primo è un archè proprio del fruitore del programma teatrale. E ci saranno, ecco, delle agevolazioni. Non escludiamo anche qualche gratuità per gruppi di studenti meritevoli che di volta in volta andremo ad individuare. Ovviamente si parlerà di meritocrazia scolastica, ma anche di meritocrazia sociale, magari a favore di studenti e colleghi meno fortunati come quelli con disabilità o quelli che hanno difficoltà linguistiche perché provenienti da altri contesti. Quindi, come vedete, all'arte si abbraccia il sociale, è abbracciata la storia, è abbracciata proprio la nostra dimensione di rilancio cittadino a tutto tondo. Quindi siamo ben lieti che dal 26 di gennaio si possa proprio riaprire con il massimo impegno possibile questa stagione, con dei nomi veramente di altissima qualità. Vorremmo fare teatro e anche cultura, anche nelle agora pubbliche, per esempio i Campi Diomedei, vero? Come abbiamo fatto in altre piazze all'aperto. Come vorremmo fare anche nel nostro parco Dauno principale, che è la Villa Comunale, che va risistemata sotto vari punti di vista. Ci
cioè la cultura, soprattutto quella primaverile estiva, può essere senz'altro riproposta in scenari naturalistici che ora la città può vantare, per cui tanti detrattori che pur di affossare un'immagine della nostra città riduttivamente, molto anche scelleratamente, dicono che non c'è cultura a Foggia, io spero che si levi la nostra corale disapprovazione. Lo vedo che già il mondo della stampa invece riconosce, non a questa amministrazione, a questo tessuto cittadino, dei grandissimi fermenti, una grandissima valenza culturale che spazia olisticamente ovunque, non è solo di tipo teatrale, ma è musicale, ma è archeologico, ma è storica, è linguistica, è patrimonio immateriale di questa comunità cittadina.